Prendiamo come esempio il radon 212, che ha 86 protoni e 126 neutroni. Quando l'atomo di radon subisce un decadimento radioattivo, viene emessa una particella alfa che produce un notevole cambiamento all'interno del nucleo. Il nuovo nucleo è quello del polonio 208. In altre parole, l'emissione da parte del radon di una particella alfa porta alla sua trasmutazione in polonio. Analizziamo.